siamo pronti! Cosa? Perché state ballando invece di farvi venire un'idea geniale per il discorso del sindaco da portare alla parata dei padri fondatori? Sai, ci stavamo pensando, ma poi la riunione si è trasformata in una mega festa! Come succede a tutte le nostre riunioni, no? Ascoltatemi, questa cosa è importante. Tom è il nuovo sindaco e il modo in cui si presenterà alla parata dirà molto di lui alla gente. Per tua fortuna ti ho preparato un discorso che lascerà la folla senza parole. Le dinamiche interne del nostro municipio. Bene, questo discorso è noioso. Noioso? Ma che dici? È un resoconto dettagliato dello stato di salute della città. Sei il sindaco, che pensi di fare? Vuoi fargli vedere come balli? Sì, giusto, mi esibirò nella danza del sindaco. Ti ringrazio. Un'idea geniale, Ben. No, non volevo dire che... Ben, noi non facciamo altro che raccogliere le perle che tu ci regali. Sentite anche voi il ritmo del sindaco? Va bene, è tutto molto bello. Ora però possiamo tornare alla realtà. Perché? Questa realtà mi piace. Il ginocchio! Tutto bene, Tom. Guarda che hai combinato, come faccio ora con la danza del sindaco? Non dargli la colpa, non pensava fosse un'idea pericolosa. La mia idea non era pericolosa, non l'avete neanche ascoltata. Davvero, pensavo di sì. Mi dispiace davvero tanto per la tua gamba, ma forse posso aiutarti. Sai come si cura un ginocchio slogato? No, ma so come risolvere il problema di comunicazione che ci ha portati a questo. Problema di comunicazione? Noi non comunichiamo allo stesso livello, perché io sono un sapientone e voi siete... beh, vi impegnate. Perciò ho creato il traduttore sinaptico. E questo aggeggio che farebbe? Per favore, illustrami le funzionalità di questo dispositivo. Prende quello che io chiamo gergo da garage e lo traduce nel sofisticato linguaggio di Ben. Il problema qui non è come parliamo noi, è come parli tu. Ma chi vorrebbe dire? Va bene, proviamo a tradurre. Il problema non è come parliamo noi, ma come parli tu. La difficoltà non sta nel nostro scarno vocabolario, ma nella tua incapacità di esprimerti in un modo comprensibile ai tuoi amici. Visto? Già comunichiamo meglio. Mi piacerebbe solo poter fare una conversazione intellettuale ogni tanto. Ma per quello, ahimè, Bennino caro. Lo so, mia cara Xy, ma vorrei poterlo fare anche con Tom e con il resto del gruppo. Se vuoi farti degli amici che siano davvero al tuo livello, dovresti entrare nella Smarties. La società per menti avanzate con riconosciuto talento intellettuale e scientifico. Tu ne fai parte? Ma certo! Sai, hanno circoli in ogni città. Prova ad andare ad una delle loro feste. Non ho potuto non ascoltare! Ti serve un cappello nuovo? No, sciocco, è un negozio di computer, va via! Bene, è una frase in codice della Smarties! Gli chiederò di procedere all'iniziazione. Ora seguimi! Però, niente male. Benvenuto a uno Smarty Party. Due attestati di genialità, prego. Vediamo, ho qui la raccomandazione della professoressa di scienze del liceo. La porto sempre con me. E ovviamente la mia ultima invenzione, il traduttore sinaptico. Ma è un'invenzione davvero fantastica. Oh, grazie. Ora, se volete scusarmi, vado a bere un sorso di ponche. Il ponche è per gli Smarties. Ma tu non sei ancora uno Smarty. Prima dovrai provare di non essere semplicemente normale. Attivate il tubo per il test. Ma che succede? Un attimo. Riconosco questi numeri. È la sequenza di Fibonacci. Il numero successivo è 987. Artropodi. Un pangolino. Legami covalenti. Un ottaedro. Un decaedro. E un dodecaedro. E quella è la cintura di Orione. Un po' troppo stretta, se volete la mia opinione. Forse Orione farebbe meglio a smettere di mangiare tutte quelle nebulose. Promosso a pieni voti e un punto extra per la simpatica battuta finale. Ti do il cappello ufficiale. Benvenuto negli Smarties. Finalmente i miei simili!
Ora che non posso ballare, cosa farò alla parata dei padri fondatori? Guarda quello che fa Hank, per esempio. Puoi impressionare la folla mangiando popcorn al volo. E ai cittadini interesserebbe? I popcorn sono buoni e tu sarai un buon sindaco, perciò non lo so. Il resto pensaci tu. Lanciamene uno, Hank! In arrivo! Sai, non sono sicuro che sia questo che voglio trasmettere come sindaco, ma grazie. Non puoi fare molto con una zampa sola. Ci sono! Potresti cantare? Il canto non è il mio vanto! Prova ad andare più in alto! Vuoi dire così? No, intendo così! Ciao, Ben! Cos'è quello strano quadrato che questo hai in testa? Questo non è uno strambo quadrato, è un cappello ufficiale degli Smarties. Mai sentito parlarne, vero? La società per menti avanzate con riconosciuto talento intellettuale e scientifico. Ma se un attimo fa si chiamavano Smarties? Ah, Hank, l'abisso che ci separa non mi è mai apparso così evidente. Ma sì, ho capito. Ben ora vende cappelli. Complimenti, Ben. Oh, ecco quello che cercavo di dirti prima. Noi non parliamo lo stesso idioma. Si dice la stessa lingua. Ma accidenti! Voi dovete essere gli Smarties. Ah, sì, lei è una mia amica, Angela. Fa la cantante. Oh, una cantante. E di cosa parlano le tue canzoni? Di amore, è ovvio. Oh, e di amicizia. Amore e amicizia, originale. E sei a favore o contro queste cose? Fammi indovinare, a favore. Sì, decisamente. Cosa? Hai un cappello anche tu? Sì, per la parata. Ho deciso di sfruttare la zampa rotta e interpretare il vecchio cercatore d'oro. Oh, perbaccolina! Era dura nel vecchio West! Però è terribile. Sai chi avrebbe potuto darti un'idea migliore? Gli Smarties. Ma sì, avrei potuto interpretare il signor so tutto io. Cosa? Loro non sono così, sono brillanti. Ciao Tom, sei pronto per la parata? Ciao Ben, sei riuscito a liberarti da quegli Smarties? Insomma, smettetela. A me piacciono gli Smarties, sono come non me. Non sono come te, loro sono crudeli e snob. Sei geloso che io abbia degli amici con cui mi sento intellettualmente alla pari. Ciao Ben, abbiamo una sorpresa per te. In realtà è un regalo per tutti voi. Un mega traduttore sinaptico. Di solito si cerca di miniaturizzare, ma voi siete originali. Sì, abbiamo ricodificato la tua invenzione creando il semplifica pensiero. Il Sole ha una circonferenza di oltre 4,3 milioni di chilometri e la temperatura nel nucleo è di 15 milioni di gradi. Il Sole è grande e caldo. Delizioso! Un attimo, sembrava la mia voce. Sì, infatti sei tu, ma voi altri non sentitevi esclusi? Il sole è caldo e grande. Il sole è caldo e grande. Lo ammetto, mi ci riconosco. Hank, è un brillante. Che ti importa del loro giudizio? Hank, è vero. Non mi interessa il giudizio di questi tipi. Io so chi sono i miei veri amici. Perciò divertiti con i tuoi Smarties. Scusa, ma c'è una parata che mi aspetta. Vedo i carri all'orizzonte. Non vale neanche la pena di prenderli in giro. Deliziosi, deliziosi. Semplifica pensiero. Tom aveva ragione. Siete davvero degli spocchiosi so tutto io. Non voglio più essere uno Smartie. State calmi, amici di mille avventure. Il discorso del nuovo sindaco non ha alcun senso. Tom, pensiamo a qualcos'altro. Potremmo farti ballare noi? No!
Oh? Preso! C'è un posto sul carro per un altro amico? Vuoi umiliarci ancora? Perché se è così, fallo in fretta! No, sono qui per aiutarvi! Siete i miei amici! Voi mi volete ancora? Intrinsecamente, Ben, intrinsecamente. Immagino che tu in realtà voglia dire: ah, ma chi importa, vai con la danza del sindaco! Vai! Sì, ancora!